Good morning. È una Genova strana questa sotto la vampa d'agosto, una Genova che peraltro ha già conosciuto la vampa di luglio e non si sa quando finirà. E fa tanto caldo, lo sappiamo bene, qui nei vicoli però c'è ombra, si sta bene, ci stanno bene anche i tanti turisti che passano. Ma cose strane che accadono ieri pomeriggio, pieno centro, vale a dire via Garibaldi, alle 17.30 un bar avverte, guardate che alle 18 si chiude, intorno appunto tutti i turisti. Ma Genova di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di un nuovo modo di essere se stessa, anche in estate, per due ragioni. Uno, per i turisti ad esempio, perché un bar in pieno centro, di fronte ai palazzi dei Rolli, ai palazzi della Via Aurea, che chiude alle 18, beh, insomma, ci lascia perplessi. E l'altra cosa però è, di fronte a tutte quelle che sono le necessità dei genovesi, come risponde la città? Perché in una città d'estate c'è bisogno, per tutti quelli che ci sono, comunque di servizi, ad esempio le spiagge libere che devono essere attrezzate, anche perché, visto che fa caldo, adesso un po' la moda di quest'estate 2022 è andare in spiaggia di sera e di notte. E beh, di sera e di notte ci si prende il fresco, si fa un bagno pensando di essere magari lontani e invece siamo a poche migliaia di metri, a poche centinaia di metri da casa. E questa è già una cosa nuova, è un nuovo modo di vivere la città. Ma, per esempio, cosa stiamo regalando ai turisti? Un po' di serrande chiuse, e quello lo sapevamo. Abbiamo anche la maniera di dirgli che non c'è soltanto questi posti meravigliosi che sono il centro storico. A proposito, se non ci siete mai stati, andate a vedere San Donato, che è forse la chiesa più bella di Genova. Ecco, io mi chiedo sempre queste cose, perché fare i turisti nella propria città a volte dà delle sorprese meravigliose. E per esempio, ve ne dico qualcuna. Andate a vedere in Valpolcevera, ci sono ville, ci sono giardini e ci sono tante scoperte. Oppure sul Levante, oppure sulle prime colline della Val Bisagno. Ecco, non c'è solo il mare, ci abbiamo anche delle sorprese che potremmo utilizzare tutti. Però, come dire, se le conoscete, fatele conoscere anche agli altri, anche a me. Good morning.